Potremmo parlare di che cosa? Quello che vuoi, la prima, della mia giovinezza. Sì, la prima guerra mondiale, non vi ricordate niente? Sì, certo. Quello ti ricordi? Mi ricordo da mio papà. Mio papà sulla guerra mondiale ha scritto un libro. Sì, quello lo so. La guerra vista da un idiota. E io mi ricordo benissimo che dentro in questo suo libro c'era scritto: Lelia era piccolina, aveva 2 anni. Ma mi dava di quei bacioni stringendomi le guance tra le sue manine, che per uno di quelli avrei regalato il mio grado di tenente. Io me lo ricordo benissimo, mio papà poi ha fatto altri libri, ma in ogni modo siamo stati sempre una famiglia unita. Peccato che ci è mancata la mamma, che eravamo giovani, però il papà è stato fortunato perché ha trovato una seconda moglie, che eravamo sempre d'accordo insomma con lei, poi brava, e ha avuto altri 2 figli, quindi eravamo in 7. Sette fratelli, e adesso siamo rimasti 2. 3 con la Romana. Con Guido. Guido Romano. E la giovinezza cosa ti ricordi? Tu l'hai passata a Bergamo. La giovinezza l'hai passata a Bergamo. Io la giovinezza l'ho passata bene, fino a un certo punto, perché mi ero laureata in legge e poi alla fine mi è venuto a noia per ragioni mie particolari. Allora ho chiesto a mio papà di lasciarmi andare all'estero, a Monaco di Baviera, c'era un corso preuniversitario, siccome io avevo già la laurea, e è durato 4 mesi e mi ha dato il diploma per il tedesco. Insegnamento. Per cui sono venuta qui in Italia. E ho preso così subito il posto delle scuole, allora c'erano le scuole del dopolavoro. Comunque i miei ragazzi, quelli che facevano ragioneria, quindi certi facevano inglese, certi facevano tedesco. Quelli lì che ho preso io di tedesco, che dovevano fare l'esame di maturità, non avevano neanche svolto tutta la grammatica, dovevano fare anche la corrispondenza commerciale. Bene, uno è stato promosso con 7. E tutti gli altri con 6, sono contenta, sì. Però ho sempre insegnato quello. Poi mi sono sposata, ho avuto i figli e lì i figli si parla solo di loro e basta. Ecco. Adesso ho il nipote, ho il pronipote e così mi fanno. Poi c'ho un figlio d'oro, una figlia d'oro, un figlio d'oro è anche Sergio, perché adesso che sono qui ammalata, e se non ci fosse lui non so come farei. E tua mamma cosa ti ricordi della guerra? Cosa devo dire io? Io invece ho sempre vissuto a Cepino. Quando noi abbiamo sempre vissuto a Cepino, a giugno arrivavate a Cepino, perché le scuole finivano presto. Arrivavano i cittadini, le cittadine tutte eleganti, col cappellino, la borsettina, la gonna plissettata. Noi avevamo sempre i soliti grembiuloni. Quando arrivavamo a loro cercavamo di rimetterci un po' a posto, ma il nostro guardava, non offriva niente, in maniera che non tremava sempre la figura dei poverelli. Però siamo sempre andati d'accordo, guardate, non c'erano differenze. Io mi ricordo sempre Giuliano, quando una volta che siamo arrivati su, non so, avremmo avuto 8-9 anni, che so io. E lì nel serraglio dove c'erano le galline della zia Savera, dove adesso sei, e lì c'era una bella pianta di prugne. Allora lui, tutto galante, è andato a prendermi una bella prugna e mi ha detto: prendi questa, è bella marruta. E un giorno Ermanni, c'era una pianta di prugne sull'angolo dell'orto del Carlino. Allora la zia Ermanni e la Maniuccia si sono arrampicate sulla pianta per prendere le prugne. La zia Ermanni ha visto arrivare lo zio Beppo, si è fatta la pipì addosso. Perché lo zio Beppo era un po'... E lui rideva sotto i baci. Ci metteva una soggezione che proprio... di tagliare corto. Tutti bei ricordi. Guarda, abbiamo passato proprio dei tempi. Sono stato a Cepino anche
due anni, quando anche sono andato a Cepino con Sergio, che era 15 giorni. Sì. La Franca era già su da 15 giorni, perché c'era una differenza di un anno, torno l'altro, io non so più cosa fare. E allora il papà ha detto, vieni su a Cepino, che c'è pericolo di bombe. Ha detto, do una scusa per portarmi su a Cepino. E infatti sono stata su due anni, con la nonna, con tutti, e i miei bambini sono cresciuti lì. Ma il periodo della fanciullezza per noi è stato bello. Sì, sì. Quando si avvicinava la partenza, perché allora iniziarono le scuole a metà ottobre, mi ricordo che nel tettino il nonno, nell'orto il nonno, aveva fatto un tettino per riparare il prezzemolo. Ci siamo trovate sotto il tettino a piangere, perché voi partite. Sì, sì, e piangere anche. Era un dolore, stavano su quattro mesi almeno, per quattro mesi. E della no, storia siccome c'era il Don Barretti come parroco, che era, bisognava filare con... Allora noi avevamo le maniche corte, la mamma ha dovuto farci un pezzo di manica da attaccare con l'elastico, vedi, venire le maniche lunghe, se no non ci lasciava entrare in chiesa. Ha capito. Don Barretti. E lì c'era qualcuno di caratteristico lì a Cepino? Chi c'era di... Chi c'era di caratteristico a Cepino? Ce n'erano di persone caratteristiche a Cepino? Ah, c'era. C'era Iacometta, che era il marito 50, della Dì. 50 lo chiamavano. Quando era un brillo, metteva un bicchiere di vino sopra la testa e faceva finta di ballare. Poi c'era la Checca, che era la moglie, la quale era una di quelle vipere, con una linguacciuta, però se la faceva con la Clara, eh? Ah, sì. Con la Clara non si lasciava mica pestare sui piedi. Poi c'era il poverino, il marito della Gioannina del Miro. C'era il Nanè, il Battistè. Ecco, il Pascolotto che ci chiamava sempre giù. A giocare a carta, a tirare fuori anche i bozzoli di Gaia, non so le come zie. Si chiama. Sono le zie che avevano gli abiti in vita, noi andavamo, lui prendeva per tirar giù questi, noi lo aiutavamo per Marco, e dopo ci ha buttato su questa bella storia. Posso dirla? Sì, certo. Era un bel giorno di notte serena. Il sole pioveva rarefatto, la neve con i suoi raggi cocenti illuminava la terra. Io solo, con 300 miei compagni, salimmo nel profondo di una valle e al chiarore di un lumicino spento vidi un cadavere vivente. Presi un coltello senza manica, senza manico e senza lama, glielo ficcai nel cuore e gli dissi, muori sciagurato che hai mangiato lo zucchero filato. Chi raccontava questo? Noi andavamo nella stalla del Pascolotto a giocare a Occa e lui ci raccontava delle barzellette che, per esempio, se voi passate al pupa a di notte, sentite i diavoli che muoiono ai catene. E lì nelle stalle raccontavano la storia che c'erano il diavolo, che una volta il nonno nostro, il nonno Bernardo, era andato col biroccio e veniva su dall'est, quindi se c'era il biroccio c'era già la strada, quindi eravamo avanti. Insomma, ha visto una figura che continuava a diventare alta, 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 si è fatto il segno della croce, ha detto, ma non riesco, ho perso tutto. E così è arrivato su. Poi la figura più caratteristica era lo zio Gigio. Lo zio Gigio che era il fratello del nonno. E lui, quando pioveva, girava senza ombrello. Quando c'era il sole, portava l'ombrello. E per il sole? Lo zio Gigio. Era un uomo alto, robusto, che lavorava alla campagna e la zia Nana preparava addirittura una marmitta di pasta asciutta o di minestra, perché lui mangiava molto. E quando faceva i capricci non mangiava. La zia Nana lasciava sempre sul tavolo la sua marmitta. Lui passava
col cappello sugli occhi, andava avanti e indietro, guardava la marmita ma non mangiava. E la nana, ma mangia Gigio, che le dici che te mangia in mia? Mangia Gigio, finché veniva il giorno. Invece ne sono un'altra, al contrario di Gigio. La zia Angelina le preparava sempre, non so, quelle specie di zuppiere di terracotta, tante così, e lui si evitava a mangiare, fino a che lei ci ha detto, ma smetta di mangiare, che dopo non te ne resta più neanche per domani. Posso essere anche solo un pezzone domani. E così è passata la nostra giovinezza. Ci siamo sposati, ci siamo cresciuti insieme anche con i nostri bambini, facevamo una festa di Ferragosto su una piana. Che bello, erano proprio belle feste. Pensa che io non ho una fotografia, ci sei anche tu, che eravamo in 41 nel bosco. Sì, sì. Che bello. Era quello là che vendeva il pepe, quello là che mi ha raccontato che vendeva il pepe e gli stuzzicadenti. Quello l'ho raccontato, l'ho raccontata a te o all'Andrea, che c'erano gli abitanti della costa, che adesso sono tutti ricconi, la maggior parte sono ricconi, e loro sono partiti tutti col carretto a vendere basloccio, a vendere i pochi prodotti che facevano in Valimagna. E ce n'era uno che lui andava a piedi con una cassettina e vendeva, lo chiamavano i Garibaldi, perché effettivamente assomigliava a Garibaldi. Era alto, con il cappello, con la visiera, con la barbetta, e vendeva stuzzicadenti, sale e pepe. Girava casa per casa e gli abitanti di costa, la maggior parte, hanno fatto fortuna andando verso, specialmente in provincia di Como, col carretto. Hanno incominciato a vendere mercerie, caramelle, dolci, hanno fatto tutti fortuna. Mi ricordo una donna di Costa che era lì a vendere come dei quadretti fatti su a olio, ma fatti su da loro, quindi comunque c'era lì la gente che guardava e toccava. Ardì, se li crompai, crompei. O se no, per tutti i miei mangiare, che mi fin da viate terpeture. E abbiamo vissuto bene. Sì, dopo c'era il campanaro, quando andavamo su, ogni tanto ci lasciava suonare le campane di don don don. E poi eravamo sempre in viaggio verso la Madonna della Cornabusa. Io e Giuliano, partendo da casa, facendo solo quella scorciatoia, un quarto d'ora eravamo solo con la voce. Sì, sì. Ciao adesso. Anch'io, siccome abitavamo nella casa con le tre zitelle, e a maggio guai se non si andava a messa tutte le mattine, siccome in parrocchia celebravamo messa alle 5 del mattino, io per dormire un po' di più andavo a messa alla Cornabusa alle 7. E facevo la corciatoia, la vostra, quella che era la famosa. Da lì partiva dalla San Vergine. San Vergine si andava partiva su. Io e Giuliano era quella che correvamo di più. Ah sì. Adesso non corro più, ma prima correvo, mi ricordo che quando eravamo sotto a giocare al cibo, io e Giuliano, nessuno ci stava. perché se no vincevamo sempre. Dopo c'era Mariuccia, loro correvano. Noi correvamo a tutti, la Mariuccia faceva una corsetta e cadeva e si metteva a strillare. Sito Mariuccia, perché tuo papà veniva alla finestra, subito sopra. La bordellota, la bordellandera, si metteva a drena. E così anche a Cepino sono cresciuti i nostri figli. Eh sì. E difatti, in particolare, mi ricordate qualcosa di qualche fatto particolare? Di qualche fatto particolare, ti ricordavi qualcosa? Qualche fatto caduto in valle e così? Fatto particolare, ricordarmi qualcosa, no? I preparativi per la festa della Cornabusa che andiamo a fare lì. Andiamo a fare gli spini per il falò. Cominciamo all'inizio dell'estate, ma loro non si toccava la legna. E poi ci davamo un tantino di mancetta
ai ragazzi per comprare, c'era uno che aveva un ombrello e c'aveva dentro da pescare, chissà, c'era dei pezzettini di anellino, una macinetta o così. E io gli davo sempre qualche cosa a questi bambini miei per andare a comprare quel che volevano. Una volta mi pare che allora ci avevo dato 10.000 lire per uno, 10 lire. La franca ne ha mangiate fuori tutti. E dopo io ho mangiato tutto, quasi quasi dopo volevo buttarmi giù, ho saltato giù dopo, in fronte alla colonna. Invece Sergio mi aveva comprato un porto uovo di quelli lì di legno che facevano i nostri tornitori e se li era tenuti tutti e lui è tutto diverso. Adesso ce l'ho qui che per fortuna che ho il Sergio, se no non so come farei. Sono incominciati i dispiaceri anche per noi perché Giuliano è andato in collegio che aveva 9 anni. So che cosa abbiamo pianto noi quando è partito Giuliano. Il papà l'aveva il nonno l'aveva messo alla Dante di ieri, dove c'era la mamma di Don Benigno, che allora il direttore del collegio era Don Benigno Carrara, che poi è diventato vescovo. Ecco, che è diventato vescovo. E abbiamo pianto quel che abbiamo pianto perché per noi Bergamo era in capo al mondo. Sì, sì. Pensate a un bambino di 9 anni in collegio e la mamma la lascheria, la mia mamma, di frequente la lascheria. Al caro bambino Giulianino Personelli. E poi di quando in quando scriveva anche la mamma di Don Benigno per raccomandare il suo Giulianino. E papà andava a trovarlo tutti i lunedì. Ma le lacrime che deve aver fatto Giuliano in collegio a 9 anni, poverino. Ma dopo quando è venuto a casa parlava in italiano e allora parlava in italiano anche con Caruga. Tanto c'è che questo Caruga è andato dal suo papà e ha detto: papà, ma parla per sé Giuliano, perché? Cosa dici? E mi dice: sì, tirati via imbecille. Erano le nostre, dopo venivano ogni tanto, una volta al mese, non so, venivano da Bergamo col carretto, certi che vendevano lenzuola, vendevano asciugamani, vendevano federe, salviette, ci lasciavano anche portare. C'era l'aglia. E ricordo una volta che eravamo su a Cepino e che io avevo invidiato tanto la Graziana perché era andata al mare con te e con gli altri, il Marzio. E voi eravate giù a piangere perché dicevate che a Cepino noi facevamo le commediole, a Cepino si divertono e noi siamo qui al mare. E io dicevo, ma che poveretti, non mi lascio neanche andare al mare. E così. Quando ho detto al nonno che andavamo a Torre Pedriera, che andava a Torre Pedriera con i 3 bambini, e mi fa: se mi diventava grande senza andare al mare? Mi sei arrabbiato? Sì, guai. Mi sei arrabbiato per guai andare al mare, te la dire Cepino andare al mare. Invece c'era l'Aldo della Mariuccia. E lui quando andava fuori era sempre attaccato alla gonna della sua mamma, sempre camminava ma sempre attaccato. Passa una donna in bicicletta e gli dice: cosa fai sempre attaccato a tua madre? E se tua mamma la beve cosa fai? Mi imbeleno. Mi imbeleno. Una volta mi ricordo Sergio e l'Aldo, sì. Erano andati nel bosco, ma insomma era già mezzogiorno, e mezzo, quasi l'una, non erano ancora arrivati. Abbiamo cominciato a pensare: Madonna, il bosco è inferno, ci sono le coltiere. E allora la Valeria stava per andare a vedere, finalmente li vediamo venire giù da quella stradina che conduce alla casa di Giuliano. La Mariuccia si è messa a gridare dal terrazzino, Aldo, eccetera.
Sono taciuto perché quando ho finito lei ho detto, ma Sergio, sono già Leone, in che modo? Ti l'avevo detto tante volte di comprarmi un orologio. Quando Santa Lucia ha portato la bicicletta a Bono, il primo regalo un po' sostanzioso, una bicicletta che aveva comprato dal Gesi, che poi il Tino, con l'aiuto del Gabriele, l'avevano rimessa nuova. Allora mandavo Bono a prendere il latte, a prendere il pane con la bicicletta. Gli raccomandavo, Bono, ti raccomando, stai in parte. Insomma, è sto bambino, forse mi sentite dire, stai in parte, stai in parte. Aveva davanti una donna, mi è andata in mezzo alle gambe. E Maria Grazia è stata arrivata della nonna Severa. Aveva 17 giorni, la prima volta l'ho mandata a Cipino, poi l'ho riportata a casa perché dico ce la farò anche da sola. Dopo ho visto che sta bambina non dormiva di notte, io dovevo assistere Tino. La seconda volta, sai cosa ha fatto mia mamma? È venuta a prenderla col portanfan e se l'ha portata a Cipino. E l'ha cresciuta lei. L'ha cresciuta lei. Brava, sì, brava mamma. Lei? E mio papà? Beh, ricordi di tutti i nostri vecchi zii e mamme, tutti bravi, tutti buoni. A pensare quanta brava gente è uscita da quella casa, tutte brave. Cominciando da noi due. Persone oneste. I vostri nonni, vi ricordate dei vostri nonni? Il nonno Bernardo me lo ricordo. Io lo ricordo. Anche la nonna Giulia. Una volta è venuto a Bergamo per farsi visitare perché non gli vedevo, perché aveva il diabete e ci aveva perso un po' la vista. Io me lo ricordo benissimo anche adesso, che eravamo su quel terrazzo, sai, in via dei Mille, quel terrazzo grande. Lui era lì seduto e stava guardando, lui aveva una benda nera sull'occhio. Io non capivo perché ero piccolina. Dicevo, chissà perché ha questa benda sopra. Lui stava guardandomi sorridendo, ma poverino anche lui. Io lo ricordo. E poi la nonna Giulia. Giulia ricordo poco io della nonna Giulia. Io mi ricordo solo della nonna Giulia, che una volta andavamo su per quel sentierino sempre per andare nel bosco, che lei era lì seduta su una specie di, non so, era una serie di legno, non so, lei, la zia Cati, la zia Maria, e lì mi ricordo, l'unico ricordo che ho della nonna è quello lì. È quello lì. Io ricordo. Con gli occhi azzurri, quasi slavati, ma tutta una mistica. Sembra una mistica solo vederla. Io ricordo. Il nonno invece era... Il nonno Bernardo, quando girava, avanti e indietro, di supposto che si vedeva proprio col bastone, e vedi la nana le andasse a domandare cosa deve preparare da mangiare, perché loro davano del vu, e lui fa le gote, perché non aveva fame. Ma ricordo poco io della nonna Giulia, il nonno lo ricordo. Come descrive bene i nonni tuo papà nei suoi racconti, come descrive bene i nonni? Anche quando mi descrivi bene nella leggere quelle 12 novelle, ce l'hai il tuo libro? Sì, sì, sì. Ecco lì parla del nonno. E quando andavano a caccia, i vostri padri? Con la civetta. Civetta. Con la civetta. Ma con quella civetta lì la mettevano là nel bagno, in fondo, c'era il gabinetto loro e il gabinetto nel mio salotto come adesso. E là c'era questa cruccia dove c'era su tutte le volte che andavo a fare la pipì, c'era lì la civetta che mi guardava così, non mi riusciva neanche a fare perché dovevo fare. Una volta mi ricordo che stavo pelando gli uccelli alla sveglia la mattina perché vedo bene, ne ha portati giù 132. E già che eravamo dietro da la civetta, la nonna li faceva bocca. Ma come faceva con la civetta? Ma la civetta andava sulle piante, sì.
e faceva l'uovo e chiamava, faceva il richiamo. Era della civetta. Era sul trespolo. La civetta era firma. Stava lì, ferma. E tutto in giro mettevano i bacchettoni col vischio. Sì, dopo stavano solo il vischio. E c'erano gli uccelli da richiamo. Gli uccellini che volavano sentendo il richiamo e vedendo il movimento della si appoggiavano sui bacchettoni. Adesso sarebbe un misfatto, sarebbe un delitto. Però erano buoni. Quante volte ho visto passare tuo papà con la civetta? Con la civetta quando arrivava poi si nascondeva in un boschetto in attesa che gli uccelli si appoggiassero. Una volta mi ha appoggiato tanto, lì vicino. Non è un po' più in su, vicino alla Roncaglia forse, non so. Mi ricordo di aver visto questi bastoni con sul vischio. Mi rincresceva gli uccellini, però li pelavo volentieri e li mangiavo perché mi piaceva. E all'uccellante mettevano giù le reti? Invece sì, c'era tutta una rete in campo. Com'era bella l'uccellante. Bellissima. E c'era un capanno. E dentro il capanno c'era una cosa che si tirava uno spago e c'era attaccato sui ciondoli. Lui lasciava che venissero dentro da un bel lucare, c'era tanta roba. Tirava così e loro scappavano, andavano dentro una rete. E dopo io piangevo. Perché oltre agli uccelli in gabbia, quando c'era l'uccellanda, mettevano anche gli uccellini, legavano la gambetta dell'uccellino, li lasciavano circolare lì nell'uccellanda, così gli altri uccelli, sentendo il richiamo e vedendo gli altri uccellini, si appoggiavano, dopo gli acciamas paradù, quando vedevano che c'erano gli uccelli per terra, i tirasti sto spavacchio e loro andavano a finire nella rete. Entrò nella rete, ecco da qui adesso. E così la vita, da bambina, da signorina, da sposata, sono andata su sempre. Andavamo da Ceppino a piedi sul Resegone, ma a piedi, mica in macchina da Brumano, a piedi da Ceppino, ci faceva sempre fermare i forpesecci, per mangiare un po' di pane e salame. Fare lo spuntino. L'acqua freschissima. Ma che bello. Una bella basta. Mi ha cambiato posizione perché sono stanca di sentire.